Ottobre 2020, qui Svegliati Avvocatura e stiamo per partire. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. Ore 9 puntuali, qui Svegliati Avvocatura, io Milena Miranda dagli studi virtuali di Napoli, Ornella Sala come sempre in regia e da Milano con noi Stefano Dell'Orto. Buongiorno. Buongiorno Milena, ben trovata. Ciao Ornella e un buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Senti Stefano, oggi parliamo di una cosa particolare, che in realtà c'era da aspettarselo, no? Che si diffondesse anche in Italia, ahimè. Nei giorni scorsi qui c'è stato anche proprio un evento drammatico, un ragazzino di 11 anni comunque si è tolto la vita per seguire un gioco virtuale, comunque un gioco su internet e si è tolto la vita. Il problema è che tanti ragazzini stanno soffrendo di questa sindrome che si chiama Hikikomori. Tu tra amici, figli di amici eccetera, sai di cose di questo genere? Cioè c'è questo allarme? Io Milena non credevo fosse arrivato anche in Italia, ho scoperto, come scopriranno i nostri ascoltatori dall'intervista che stiamo per mandare ad Ivan Ferrero, che invece è un problema che riguarda anche i giovani italiani, i giovani che si richiudono in casa, vivono con il computer e evitano ogni contatto esterno. Io peraltro ti devo dire che dopo il lockdown ho notato anche tra gli adulti una specie di volersi a tutti i costi, no, rifugiare in casa. È ovvio che questo lockdown non solo ha creato grossissimi problemi di tipo economico, che peraltro adesso si iniziano a vedere tutti nella loro gravità. Io spero che quella cosa delle cartelle esattoriali che devono riprendere a essere notificate, diciamo tra una settimana, sia assolutamente scongiurata e rinviata, perché non so davvero a che cosa potremmo andare incontro. Però io ho notato anche tra gli adulti questo volersi rinchiudere. Secondo te perché? Ma l'ho notato anch'io, e io credo che poi per molti ci sia un po' di ipocondria e un po' anche queste pressioni che continuamente arrivano dai media a fare attenzione, non uscire di casa, a mettere la mascherina, a proteggersi in ogni modo, che alla fine distanziano le persone. Quindi certo. Però sai, io penso che acuisca poi una serie di problemi. Sicuramente l'ansia l'acuisce anche in persone magari che stanno bene, perché diciamo anche un attimo le cose come stanno. Purtroppo il nostro paese non ha un sistema di welfare strutturato e funzionante, per cui qui rimanere senza lavoro chiaramente causa una serie di problemi. E rimanere in casa, ecco, questo poi chiaramente non ci difende, insomma, non ci protegge, questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. Comunque, la seconda intervista invece è all'avvocato Marco Tullio Giordano su una sentenza della Cassazione in merito alla vendita di Bitcoin. Si sostiene in questa sentenza che è un reato, la vendita di Bitcoin è reato se non è autorizzata. Con cosa partiamo, Stefano?
Direi di partire con l'intervista a questo psicologo del digitale, dottor Ivan Ferrero, che appunto ci parlerà degli hikikomori. È un boom anche in Italia, migliaia di giovani si recludono in casa. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno al dottor Ivan Ferrero. Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti. Allora, Ivan Ferrero è uno psicologo multimediale e multitask, lo definisco anch'io, perché cioè, davvero ha una competenza a 364 gradi, oltre quelli normali. Perdonami la battuta, Ivan. Va benissimo. Ivan, vorrei che tu facessi comunque una presentazione del tuo lavoro prima di farti la domanda. Allora sì, io sono appunto uno psicologo del digitale e delle nuove tecnologie, studio come il digitale sta cambiando le nostre vite e le nostre menti, quindi anche la nostra società, sia attraverso progetti nelle scuole con i docenti, sia lato business attraverso tutta la user experience e cose di questo tipo. Gestisco il portale bullismoonline.it e il podcast Essere genitori nell'era digitale, più varie altra roba con cui mi si trova in giro. Bene, allora Ivan, parliamo oggi di hikikomori, che è un termine che vuol dire stare in disparte, un termine giapponese secondo il quale sarebbero gli adolescenti o comunque i minori si chiuderebbero e starebbero in casa senza far nulla e assenti. Se conosci questo fenomeno, se si sta estendendo anche in Italia, perché qualcuno dice di sì, Marco Crepaldi dice di sì, che fenomeno sarebbe? Sì, sono d'accordo al 100% con il mio collega Marco Crepaldi, appunto. Purtroppo si sta espandendo nella nostra società occidentale, comunque come possiamo capire dal termine hikikomori, è un termine che origina dal Giappone, è un fenomeno che inizialmente viene studiato in Giappone e in questi ultimi anni sta, potremmo proprio dire, dilagando nella nostra società, quindi parliamo società occidentale, non solo in Italia comunque. Ed è un fenomeno molto molto importante, proprio perché appunto è una forma di dinamica, potremmo definirla, che porta i nostri ragazzi a chiudersi sempre di più all'interno di quello che viene considerato un rifugio, ossia la propria casa o addirittura nei casi più estremi addirittura la propria cameretta, quindi in alcuni casi addirittura non vedendo neanche, isolandosi, non vedendo neanche più i propri genitori, i propri fratelli e così via. In realtà molti pensano, ormai i ragazzi spesso vengono definiti netti, una nuova generazione di smidollati, eccetera, eccetera, ma io credo che questo fenomeno vada studiato a fondo, perché davvero dovrebbe rientrare quantomeno nell'ambito dei disturbi mentali. Allora, sul fatto che sia un vero e proprio disturbo c'è ancora dibattito, nel senso che hikikomori di per sé non è una patologia, non è una causa, ma è un effetto. Un effetto che deriva da vari fattori. Allora, innanzitutto sfatiamo un mito, la tecnologia in questo caso non c'entra assolutamente nulla, certo. Il digitale non c'entra nulla. Il digitale in alcuni casi, ma solo alcuni casi, può semmai eventualmente dare quella spintarella in più a un ragazzo che magari è un po' indeciso, perché permette di entrare, di rinchiudersi, ma mantenendo comunque un collegamento verso l'esterno, attraverso appunto internet e così via, ma sono proprio dei casi. In realtà il vero motivo è, cioè sono le pressioni della società di oggi. Intendo dire, c'è una discrepanza tra come vengono in qualche modo educati, ma anche proprio come vengono abituati anche i nostri ragazzi e le enormi pressioni che vengono poi poste che arrivano dall'esterno. Spiego meglio. I nostri ragazzi comunque vivono la loro età, come giusto che sia, con delle aspettative anche per il futuro, anche con delle caratteristiche proprie che purtroppo la società non riconosce. Di conseguenza, in molti di questi casi, nel momento in cui questi ragazzi iniziano a crescere, iniziano ad affacciarsi al mondo esterno, allora ecco che
arriva la crisi. Alcuni reagiscono, perché consideriamo che l'adolescenza, nell'adolescenza questa crisi è tipica comunque, ok? Non è una cosa di oggi, solo che oggi alcuni di questi ragazzi reagiscono in un modo e altri invece reagiscono rifugiandosi sempre di più all'interno, potremmo definirlo, del loro guscio, tant'è vero che gli hikikomori, potremmo definirli forse quelli un po' più estremi, addirittura non hanno più contatti con l'esterno neanche attraverso i social network, ecco perché dico la tecnologia non c'entra nulla. Sì, può essere una maggiore competitività, questo eccesso che la società infonde, no? La necessaria così primeggiare o essere più bravi a scuola, può essere questo una delle tante cause? Sì, forse mi verrebbe da esagerando da dire che è probabilmente la causa principale, ossia, un po' come dicevo prima, sono queste pressioni in cui i ragazzi di oggi soprattutto ormai non si riconoscono perché gli si abitua fin da piccolissimi che devono collaborare, devono cooperare, tutte queste cose, poi improvvisamente vengono gettati nella fossa dei leoni in un ambiente altamente competitivo. Attenzione, non è solo la competizione in sé, ma sono anche le aspettative legate a questa competizione. Quindi, attenzione, oltretutto, questo è un discorso che non riguarda solo i ragazzi da 18 anni in su, che magari uno dice finisce la scuola, terminano il loro ciclo di studi e poi si affacciano al mondo del lavoro, che sappiamo benissimo che è estremamente competitivo. Per competizione aspettative parliamo anche quando, ad esempio, un ragazzo inizia ad uscire dal suo nucleo familiare, quindi tipo 13-14 anni, e inizia ad affrontare, ad esempio, un gruppo di amici, per dire, con le sue sole gambe. E così via. Quindi sicuramente la pressione sociale in tutte le sue forme è la principale caratteristica, che forse al giorno d'oggi è molto più pressante rispetto a un tempo. L'ultima domanda, e questa mi sovviene, la differenza economica, la di classi sociali, e questo può portare qualcuno a chiudersi lo stesso, quindi a diventare un soggetto estraneo perché si sente più povero, perché si sente di non avere l'iPhone piuttosto che il Samsung? Relativamente, in realtà molto spesso sì, lo stato sociale non è che c'entra al 100%, ovviamente, però può influire indirettamente, però al contrario rispetto a quello che immaginiamo. Ossia, gli hikikomori, in realtà il fenomeno degli hikikomori è un fenomeno trasversale, ok? Però notiamo comunque un'incidenza maggiore nelle classi sociali medio-alte, Ah, addirittura, che sembra un po' il sì, contrario. è un paradosso. È un paradosso, sì, è un paradosso, perché comunque il fatto di, adesso ovviamente la dico in modo un po' Sì, semplificato, certo. il fatto di poter, tra virgolette, vivere senza dover lavorare, senza dover o comunque per soddisfare i propri bisogni, ecco, li porta, può portare questi ragazzi man mano, lentamente, a richiudersi in se stessi. Certo, Okay, certo, certo. mentre invece un ragazzo che arriva da un ceto più povero, innanzitutto è più abituato a confrontarsi con un mondo esterno molto, molto duro. Ricordiamoci che il vero motore principale di questo fenomeno è, come dicevamo prima, le aspettative e le pressioni sociali che schiacciano, appunto, anche psicologicamente il ragazzo. Paradossalmente a questo sono più soggetti i ragazzi che, tra virgolette, sono più coccolati rispetto agli altri che sono più ragazzi di strada, se andiamo a vedere. Dopo questo non sto dicendo che non dobbiamo più coccolare i nostri Certo, ragazzi, certo. ovviamente, però esporli pian pianino alle loro piccole responsabilità. Perdonami, l'ultima cosa e poi ti lascio, Ivan. Sì. Se io fossi genitore di un Hikikomori e l'avessi percepito, cosa farei? Cosa dovrei fare? Allora, innanzitutto non innescare anche indirettamente sensi di colpa nel ragazzo, perché il ragazzo magari fa quello sufficiente, fa quello che è, ma non mi rompere, si chiude in camera e buonanotte, ma in realtà lui sa benissimo, è consapevole di che cosa sta accadendo a lui, della sofferenza che sta provando, perché prova una tremenda sofferenza, e inoltre sono anche molto consci, consapevoli della sofferenza che arrecano nei loro genitori e nella famiglia in generale, negli disagi. Quindi la cosa principale è quella. Punto primo, cercare di capirlo, di capire il ragazzo, sicuramente cercare di capire
che cosa sta alla base e che non è la tecnologia. Ecco, ad esempio, un errore da non fare quando si verificano queste cose: ti chiudo internet. Così il ragazzo, se prima aveva qualche possibilità ancora di comunicare con l'esterno, tu, genitore, gli chiudi internet in buona fede, però gli chiudi internet, hai chiuso il suo collegamento, poverino. Invece no, è controintuitivo, ma è l'esatto opposto, perché non è quello il problema, appunto. Quindi, in questo senso, sicuramente chiedere aiuto, come sempre, a un professionista. Poi stanno nascendo gruppi di genitori che hanno lo stesso problema. È utilissimo confrontarsi con loro per capire che non si è soli, che Certo. il proprio ragazzo non è un ragazzo strano. Questo è molto importante, che come il proprio figlio ce ne sono, ahimè, ma ce ne sono tanti altri. Bene, Ivan, grazie della cortese intervista e una buona giornata a te. Prego, grazie a te Angelo e grazie a tutti voi. Uslav Web Radio, la voce dell'avvocatura. Riprendiamo la linea e passiamo senz'altro a sentire la prossima intervista, anche questa di Angelo Marzo. L'intervista è all'avvocato Marco Tullio Giordano, il quale ci parlerà della vendita Bitcoin, reato senza autorizzazione. Puoi andare, Ornella. Uslo Web Radio, www.webradiouslo.it, webradiouslo.it. Buongiorno al collega e amico Marco Tullio Giordano. Buongiorno Angelo e buongiorno agli ascoltatori della radio. Allora, commentiamo oggi una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale vendere Bitcoin senza autorizzazione è diventato un reato. Che cosa ha stabilito la Cassazione in particolare? Beh, allora, questa sentenza che interviene su un precedente del Tribunale del Riesame di Milano, Tribunale della Libertà, quindi analizza un caso specifico sulla configurabilità del reato di abusivismo finanziario nella vendita di Bitcoin, si può applicare innanzitutto soltanto al caso di specie. Beh, questa sentenza dice che l'imputato, che era già stato coinvolto in una serie di truffe e nel conseguente riciclaggio dei proventi di queste truffe, avendo trasformato le somme in Bitcoin e avendole vendute su delle piattaforme che si occupano specificamente della compravendita di criptovalute, sarebbe incorso nel reato di cui all'articolo 166 del TUF, testo unico finanziario, che prevede la condotta di coloro i quali si macchiano di abusivismo finanziario, quindi vendono prodotti finanziari dedicati all'investimento con sollecitazione all'acquisto senza avere le prescritte licenze da parte della Consob, senza presentare un prospetto informativo e quindi sostanzialmente ledendo la pubblica fede. Qual era nel dettaglio la vicenda che ha portato proprio alla decisione? Beh, appunto, sulla vicenda incide il fatto che questi bitcoin scambiati su un sito local bitcoin, appunto, che mette in contatto acquirenti e venditori, provenivano da attività delittuose. C'erano state delle truffe finanziarie con sostituzione di persona prima e al fine di provare a celare le tracce e quindi di rendere più difficile il recupero delle somme da parte delle autorità giudiziarie, si era pensati, gli imputati avevano pensato di passare per lo strumento del Bitcoin. Quindi, come dicevo, le somme venivano trasformate in Bitcoin e poi venivano vendute a ignari acquirenti al fine di farne perdere le tracce. Quindi nella prevalenza c'è l'illecito o l'autorizzazione? Beh, sicuramente il Tribunale del Riesame, peraltro di Milano, che è noto a condanne molto dure in giudicati cautelari, ha tenuto conto del fatto che stavamo versando in una situazione di illecito, quindi che queste criptovalute provenissero da una truffa. In secondo luogo, ed è questa la parte forse importante, innovativa Punto. di questo arresto, è il fatto che nella vendita di questi bitcoin l'imputato si fosse concentrato sulla sollecitazione al risparmio e sulla possibilità di investimento. Sul sito tramite il quale lui poneva in vendita questi bitcoin, egli aveva inserito una serie di slogan necessari dal suo punto di vista per attirare ignari compratori, i quali recitavano: con i bitcoin si guadagna tantissimo, Certo. tutti coloro i quali
hanno investito in Bitcoin hanno guadagnato più del 90, del 97% e via dicendo. La Consob vieta la sollecitazione al risparmio, soprattutto da parte di intermediari non autorizzati, quindi promotori finanziari, e senza l'utilizzo necessario dei prospetti informativi, e quindi è andata a colpire questo aspetto dell'attività legata alle criptovalute. Marco, in che misura questa decisione può applicarsi allo scambio fra privati o tramite fornitori di servizi legati proprio all'utilizzo delle criptovalute? Beh, innanzitutto dobbiamo evidenziare da un punto di vista processual penalistico che questo è un giudicato cautelare Va bene, sulla certo così. configurabilità astratta del reato, quindi non possiamo applicarlo a tutte le tipologie di vendita di Bitcoin. Certo. Dopodiché, come ha ricordato ieri sera, ci siamo confrontati con altri studiosi della materia appassionati, come ha ricordato il dottor Capaccioli, il presidente di Assobit. È il messaggio quello che è stato punito, quindi è stato punito il fatto di aver rimarcato eccessivamente la natura di prodotto finanziario, di prodotto di investimento di questa criptovaluta. E così, come ha ricordato anche l'avvocato Giorgio Maria Mazzoli, sembra strano che si integri il reato in oggetto in relazione a un prodotto finanziario che nella sua quotidianità e nella normalità non prevede un'autorizzazione da parte di Consob. Gli exchange, i gestori di criptovalute devono soltanto comunicare al ministero l'inizio della loro attività e vengono inseriti in un particolare registro. Non viene richiesta l'autorizzazione da parte di Consob per la vendita di questi strumenti. Nel caso di specie, secondo me, il combinato disposto del fatto che non vi era alcuna autorizzazione e inoltre si faceva leva all'interno di una condotta già macchiata da reati a monte, si faceva leva sulla natura di prodotto finanziario, ha fatto sì che la Cassazione sia intervenuta in modo molto duro, lanciando questo messaggio che lascia sicuramente qualche dubbio per il futuro. Un provvedimento de iure condendo, perché no? È Cioè, in sicuramente un che habitus senso? dictum, peraltro. Sarebbe auspicabile Certo. finalmente che dopo anni di silenzio, magari Consob, le autorità finanziarie Si pronunci. intervenissero per chiarire definitivamente una volta per tutte la natura di questi strumenti e quindi permettere a coloro i quali li utilizzano correttamente di non avere alcun dubbio circa la liceità del loro operato. Bene, grazie Marco e una buona giornata a te. Grazie a te Angelo, buon lavoro e buona giornata agli ascoltatori. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Io credo che Milena abbiamo terminato anche questa puntata, non mi resta che salutare te, Ornella, e augurarti buona giornata. Lascio la parola a te per la tua solita frase. Eh sì, io ti saluto Stefano, saluto la nostra imprescindibile Ornella Sala in regia, saluto tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori con una frase di Wenzel Anton Kaunitz che dice: molte cose sembrano difficili solo perché non vengono mai tentate. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.